Eccoci qua ragazzi, continuiamo le nostre guide sui medi. Oggi siamo a bordo del Leopard 1, un medio di livello 10 tedesco che dispone di una mobilità discreta, di un ottimo cannone, ma di una corazza molto povera. Siete a rischio a Morak praticamente con quasi tutti i cannoni che incontrerete in battaglia. Qual è il vostro compito principale con questo carro? Primo tra tutti sicuramente lo spot, visto che dispone di un discreto raggio. Come utilizzarlo al meglio? La maniera migliore sarebbe da fantasma, ovvero il più lontano possibile dai cannoni dei nemici. Quindi spot sì, ma sempre con prudenza e pronti a rilocarvi. Ed è questo il caso, abbiamo spottato un unico carro nemico, in questo caso la OBJ, ma siamo solo in due in collina, il resto del team praticamente è sceso tutto in città. Quindi è bene pensare già a rilocarsi, perché se dovessimo trovare altri due o tre carri qua sopra ci troveremo subito in difficoltà. In effetti è proprio questo il caso. Avrei voluto provare a mettere un colpo, ma come vedete ho il 110 sotto che già mi guarda storto. Sono in effetti stato spottato, quindi continuo con la mia idea iniziale di rilocarmi senza indugiare oltre. Un'occhiata alla minimappa mi permette di vedere che il team si è disposto abbastanza bene. Copriamo centro, lato destro e lato sinistro, e quindi in questo momento siamo in una situazione di controllo. La minimappa ci permette di vedere che un paio di loro stanno flancando sul lato sinistro, quindi cerco una posizione dalla quale poter offrire assistenza ai tre alleati che ho in fondo. Effettivamente, senza essere spottato e da distanza, sfruttando il cannone di questo carro, riesco da questa posizione a mettere un paio di colpi ai due rossi che avevano flancato. Qui continuiamo in questa azione, in questo momento appunto non sono spottato, quindi posso continuare con l'azione di copertura del fianco sinistro senza particolari problemi. I due carri che avevano flancato vengono eliminati e quindi adesso provo a spostarmi un'altra volta di posizione. Ecco, qui vedete un colpo all'E75 e qui vi faccio notare un'altra cosa. Vi ricordate quando vi dico di non abusare della visuale cecchino? Ecco, questo qui è il caso. Attraverso la visuale panoramica riesco ben a capire da che parte guarda il cannone del 75, se sta guardando me o se in questo momento è distratto. E quindi evito di uscire per prendermi un colpo proprio sfruttando la visuale giusta. E intanto che guardavo lui, l'IS-4 loro è sceso dalla collina, mi sono preso un colpo e rimango adesso in situazione un attimo di attesa per vedere che intenzioni ha. Vedo che si sposta, quindi riesco a mettere un colpo e sempre un occhio all'E75 che mi stava di fianco, metto anche il secondo. Mi riporto di nuovo in situazione di copertura perché vedo che lui si è girato a guardare proprio me. E qui la tentazione potrebbe essere quella di andare a finirlo, ma con l'E75 che mi guarda decido di rilocarmi ulteriormente per azzerare un'altra volta lo spot e quindi diventare un'altra volta invisibile agli avversari e magari trovare una posizione migliore per mettere qualche colpo da distanza. E qui vediamo che c'è anche il 95 in fondo spottato per un momento. Nel frattempo metto un colpo al 103 che però guarda proprio me, quindi mi spotta un'altra volta e quindi di nuovo cambio di posizione, mi riloco per azzerare un'altra volta lo spot. Riesco nel frattempo a mettere un altro colpo, decido di spostarmi di nuovo. Con questa tecnica del rilocarsi continuo azzero tutte le volte il raggio di spot, diventando di nuovo invisibile e riuscendo così a sfruttare il carro in maniera migliore. Qui mi sono accorto che il 95 è arrivato sotto, riesco a mettere un colpo, evito adesso di uscire a prendermene uno. Un attimo di attesa che i nostri due alleati lo ingaggino in modo che lui si distrae un attimo, quindi punta verso di loro e arriva il momento di arrivare alle spalle per finire il lavoro. Quindi carro con eccellente mobilità che va assolutamente sfruttata, cercare sempre di uscire dalla vista dei nemici e di lavorare da fantasma, quindi non spottato,
adoperare le giuste visuali nel momento giusto e sfruttare soprattutto la visuale panoramica. Anche per oggi è tutto, vi rinnovo l'invito a visitare il nostro sito macclan.com e vi do appuntamento alla prossima volta. Un saluto a tutti.